la presenza del professor Gregorio Arena, presidente di Lapsus, laboratorio per la sussidiarietà, è stato presentato un nuovo regolamento dei beni comuni di Monza. Il concetto di bene comune, oltre a quello di proprietà pubblica e privata, è intrinseco nel nuovo modello di partecipazione e di cittadinanza attiva. Il regolamento sui beni comuni permetterà ai cittadini monzesi di realizzare un nuovo modello di governo partecipato. Beni comuni, amministrazione condivisa e cittadini e partecipazione. Sono queste le parole chiave per coinvolgere i cittadini nel regolamento dell'amministrazione condivisa che il Consiglio Comunale ha approvato nelle scorse settimane. Si tratta di uno strumento importante in cui laddove i cittadini vogliono prendersi cura di un giardino pubblico, di una scuola, di spazi pubblici, lo possono fare partecipando a patti di collaborazione con l'amministrazione. Quindi è un modo per liberare energie, per rimettere il cittadino al centro e la sua possibilità di collaborare con l'amministrazione. Collaborare a una città più a misura d'uomo, una città vissuta in ogni suo quartiere, in ogni suo angolo e anche riqualificata e rigenerata. Ecco allora che questo strumento è importante perché mette ancora una volta i cittadini al centro, il loro protagonismo, in una parola sono cittadini che partecipano alla vita di tutti i giorni per rendere una città più pulita, più decorosa, ma anche più significativa, tant'è vero che in questi progetti di partecipazione si potranno non solo riqualificare spazi, immobili dismessi o anche aree della città, ma soprattutto anche programmare attività sociali, di animazione territoriale, culturale e quindi di riqualificazione ambientale. Ancora una volta l'amministrazione mette la parola della partecipazione al centro in un aspetto di amministrazione condivisa, quindi invita i cittadini a partecipare con l'amministrazione al benessere della nostra città. Quello che è veramente importante non è la manutenzione, è la partecipazione. In realtà le persone quando escono di casa insieme con i loro vicini e amici si prendono cura dei beni comuni, si stanno realmente prendendo cura dei legami che tengono insieme la loro comunità. Aiutano le persone anziane o anche non anziane a uscire dalla solitudine, facilitano l'integrazione degli stranieri, aumentano il senso d'appartenenza, danno fiducia. I sociologi dicono producono capitale sociale. E se non c'è capitale sociale, se non c'è fiducia, il paese non riparte. Infatti il progetto al cui interno si inserisce l'iniziativa di Monza è un progetto sostenuto extra bando dalla Fondazione Cariplo e si intitola proprio così, liberare energie, punto, costruire comunità. E in questi comuni della Lombardia, fra cui appunto Monza, noi stiamo promuovendo l'adozione di un regolamento che l'Apsus ha scritto insieme con il Comune di Bologna, che è stato adottato finora da oltre 80 comuni italiani, fra cui Torino, altri 80 lo stanno adottando. E questo regolamento che cosa fa? Rende possibile ai cittadini italiani, e anche non solo ai cittadini italiani, di fare quello che già stanno facendo. Perché il paradosso è che il nostro ordinamento giuridico non consente che gli abitanti di un quartiere si prendano cura del proprio quartiere. Non dovrebbero farlo, lo deve fare l'amministrazione. Allora, fermo restando che l'amministrazione pubblica deve svolgere i propri compiti in maniera efficiente, sottolineando il fatto che i cittadini attivi non sono supplenti, non stanno rimediando un'inefficienza dell'amministrazione, lo stanno facendo perché gli va di farlo, perché si divertono, perché è casa loro, fermo restando tutto questo, è assurdo sprecare tutte queste energie. Non ha senso che se degli abitanti di un quartiere escono di casa per prendersi cura degli spazi dove vivono, arrivi un vigile urbano e gli dica guarda, non potete farlo. E ha ragione il vigile. E quindi questo regolamento che Monza ha adottato, insieme appunto con decine di altri comuni italiani, d'ora in poi consentirà ai cittadini di Monza di migliorare gli spazi dove vivono, i luoghi dove vivono. E fra i beni comuni ci sono anche beni comuni immateriali, quindi per esempio un archivio storico è un luogo dove si coltiva il bene comune immateriale e memoria collettiva, e la memoria è importante. E la cosa interessante però è quella che dicevo prima, appunto, che prendendosi cura dei beni comuni ci si prende cura della propria comunità.